Cuore mio, buongiorno ancora! Allora, cuore, mi raccomando a non grattarti. Lo so che è difficile non farlo, però fatti mettere questo unguente qua che probabilmente allevia il prurito. Comunque, cuore mio, meglio, ti stavo dicendo prima, meglio il fatto che comunque oggi e domani non facciamo nulla, così cerchiamo di far abbassare la febbre, capito cuore? Là ci volevano forse anche qualche giorno in più, però dai, vediamo con questi 2 giorni come va, perché comunque alla fine fare la radio con la febbre non va assolutamente bene. Quindi sicuramente vedrai che tra oggi e domani ci sarà un calo di temperatura della febbre, perché vedi, rimane sempre più o meno sui 37. E sarebbe bellissimo se scomparisse del tutto fino a lunedì. Vabbè dai, mo siamo sereni e tranquilli, cioè dedichiamoci ad altro. Mo sicuramente stai pensando, fratello mio, ma cazzo faccio qua? Ragione, cuore mio, hai ragione. Ecco perché ti ho detto, prendi un cazzo di libro, Mo ti starei arrabbiando questo cazzo di libro che ti sto dicendo. Vabbè, un libro dei sogni, dai, vedi quanti sogni bellissimi che fai. A proposito, quel sogno che hai fatto è stupendo praticamente. È un sogno praticamente che rappresenta il voler raggiungere a tutti i soldi, a tutti i, come si dice, a tutti i costi, il raggiungimento di un obiettivo, il raggiungimento di un cambiamento, un cambiamento sia, diceva, sia fisico, sia sociale e sia cioè praticamente un cambiamento radicale, come dire, mi sono rotto i coglioni di fare tutto quello che ho fatto fino adesso, devo raggiungere questo obiettivo perché sono ambizioso. E addirittura parlava anche del discorso sessuale, cioè capito? Freud dice che salire una scalinata rappresenta lo stesso sforzo fisico che un soggetto fa per raggiungere, diciamo, l'orgasmo. Cioè, quindi è un sogno bellissimo, è un sogno praticamente il voler cambiare proprio a 360 gradi e voler raggiungere questo obiettivo così desiderato che capito cuore, che stai facendo di tutto per arrivare, insomma, ed è bellissimo, un sogno bellissimo, perché ovviamente raggiungere questo obiettivo è spettacolare, e dai che ce la facciamo sicuramente, è un desiderio pazzesco, un desiderio che sicuramente presto raggiungeremo, capito cuore? Quindi stai tranquillo. Senti, e il resto tutto bene? Ieri sera fu una serata molto carina. Giuseppe rimase scioccato a vedere il suo amichetto. Eh sì, perché non se l'aspettava. E no, ho voluto fargli questa sorpresa perché comunque alla fine, sai, siccome oggi non poteva esserci l'amichetto, te lo spiegai ieri, e quindi oggi alla fine sicuramente andremo al pub con Manuelito, però fu una bella serata ieri sera, bella tranquilla. Mo stamattina l'ho lasciato dormire, stanotte sognava, cuore mio. Si è svegliato 20.000 volte, che ora è. Poi a un certo punto, passa la palla Mattia, dai Mattia. Vabbè, praticamente
questo grande desiderio di voler andare stamattina a festeggiare con gli amici perché è il compleanno di un amichetto e quindi diciamo che stava e sta ancora estasiato. E vabbè, cuore mio, bambino, che deve fare? È giusto che viva i suoi sogni e le sue realtà, d'altronde, le realtà del periodo dei festeggiamenti con gli amichetti. Va bene, cuore mio. Senti, e niente, mo io colazione l'ho già fatta. Oggi sono in ritardo, vabbè. Quando c'è Giuseppe sai benissimo che mi alzo più tardi perché poi se mi alzo prima si alza lui anche, quindi per farlo dormire un po' di più cerco di stare un po' di più a letto, capito? Mo adesso vado a farmi un caffè e poi vado a vedere un po' se si è svegliato, va bene? Vabbè. Continuo a fare trasfusione, ovviamente, perché sicuramente adesso questi 2 giorni ti prepareranno per bene per iniziare lunedì. Se ti senti la pelle un po' più secca, robe varie del solito, fatelo mettere questo unguente, tanto alla fine ho capito che fa più bene che male. Capito? Sì, il fatto di sentirsi un po' di bruciore addosso, cuore mio, e dobbiamo convivere con questa cosa fino a quando non finiamo. Io spero tanto che sia sempre poco doloroso, ecco, questo è quello che spero, che il proseguio fino alla fine sia veramente poco doloroso. E che non abbiamo altri intoppi, e se no, cuore mio, dobbiamo superarli. Che dobbiamo fare? Dobbiamo armarci di pazienza e dobbiamo non perdere il punto di vista che questa radio serve per il completamento, serve a noi, serve per la completa guarigione. E quindi dobbiamo avere solo pazienza. Non fa niente, cuore mio, qualche giorno in più. Che dobbiamo fare, cuore? Non abbiamo alternative. Non è che dipende da noi e da come reagisce anche l'organismo. Però noi mentalmente dobbiamo essere bravi a sopportare e a supportare. Capito, cuore? Mi sta chiamando Giuseppe adesso. Va bene, cuore mio. Mo, mi raccomando, stati tranquillo, stati sereno e ti stavo dicendo a supportare anche il nostro fisico per giungere al fine di questa radio. Ok? Beh, un bacio, cuore mio, un cuore e un abbraccio forte forte. Ci sentiamo dopo. Ciao, cuore mio.